Sai Carmen, Stacchio 79 è stato forse uno dei primi canali YouTube che mi ha aiutato ad approcciarmi alla comunità, in un certo senso ad approcciarmi alla comunità LGBT, perché seguivo appunto questa sua web series e trovavo molto, molto interessante il modo in cui lui parlasse, affrontasse tematiche quali il coming out, quali anche l'omotransfobia, e mi ha aiutato a sentirmi meno solo proprio quando ho cominciato, ecco, a capire determinate cose di me. E quindi te l'ho portato qua. Quindi ecco. No, aspetta, taglio. La faccio. E quindi te l'ho portato qui oggi. Fantastico, è stato bellissimo il primo incontro dal vivo con Antonio. Sì, no, però poi si vede che è finto. Perché devo fare come se stessi parlando con Sì. E non mi devi adulare troppo, perché poi pare che... sono sincero, fidati, sono una persona molto schietta. Ecco, brava. È stato bellissimo questo primo incontro dal vivo, perché io l'ho visto per caso l'anno scorso al Gay Pride, quando ancora non frequentavo appunto l'Arcigay, e lo guardavo da lontano e facevo... chissà se lui... Ad un certo punto lui si accorge che io lo guardo e comincia a guardare me. Lui guarda me, io lo guardo e mi avvicino e faccio con molto con gli occhi. Sì, ma sì, sembra ambiguo questa scena. No, aspetta un attimo. Con io e la mia solita nonchalance con la quale vado sempre a braccetto, faccio, ma tu sei un Stacchio 79? E lui... ah, beh, allora mi guardavi per quello, non per quello, maglietta orrenda. E questa mi è rimasta impressa, questa cosa. E poi vabbè, gli ho parlato che seguivo appunto i suoi video, la sua pagina Facebook, e lui mi fa, sono stato io a renderti gay, no, l'ho capito da prima, dalle prime puntate di Se non mi sei più un bam. Io avevo capito già tutto. E mi hai fatto sentire vecchissimo. No, lo scopo era di farti sentire un punto di riferimento, però se ti ho fatto sentire vecchio inconsciamente ti chiedo scusa. Mentre nascosto alla realtà, il desiderio vero sarà nella lista di ciò che non si fa. Sarò un